fiamma al giorno, energie del 12 di febbraio. Scegliete la vostra variante, celestite, grappolo verde, ametista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 12 di febbraio per tutte le tre varianti. E un nuovo inizio concreto si stabilisce con l'equilibrio nella vostra relazione. Quindi vedete che siamo vicini a San Valentino, vediamo che le cose si stanno, diciamo, un po' orientando verso una manifestazione. Chissà mai se si realizzeranno proprio quel giorno lì, vediamo un po'. E qua mi sta dicendo che c'è un cambiamento importante che avete seguito, seguendo appunto le, diciamo, le indicazioni e l'ispirazione della luna e della vostra anima. Quindi il cambiamento è avvenuto, c'è veramente un, come dire, un passaggio, uno step successivo guidato, sarà un cambiamento grosso, proprio perché avete seguito quello che gli angeli volevano da voi. Quindi qua è importantissimo sapere che state materializzando qualcosa di veramente diverso da quello che è stato fino ad ora. C'è un passaggio, si passa a un livello superiore, si passa da una situazione di diciamo di immaturità nella situazione di relazione, oppure insomma questo potrebbe anche valere per il lavoro, non è solo detto nelle relazioni, però qua c'è qualcosa che si, diciamo, passa a un livello superiore, proprio di vibrazione, c'è maturità, qualcosa riconosciuto da tutti, anche qui sarà visibile un po' agli occhi di tutti. E mi sta dicendo non abbiate paura, perché questi cambiamenti saranno assolutamente positivi. Lavorate sulle emozioni se ancora c'è qualcosa che vi, diciamo, vi rende un po' insicuri. Vediamo un po'. Grappolo verde. Ok, qua c'è ancora qualcosa da tagliare. Qua mi sta dicendo ascoltate la vostra anima, perché vi manifesterà ancora qualcosa che deve essere portato via del passato, qualcosa con cui dovete fare i conti e che dovete lasciare indietro, non è più nutriente. Quindi c'è un qualcosa appunto di passato che va rilasciato. Seguite l'amore, seguite le vostre emozioni e un nuovo inizio sarà per voi importante e manifesto. Vediamo un po'. Sì, l'anima vi sta guidando in un nuovo inizio, quindi anche qua se c'è qualche paura, se c'è qualche ferita ancora del passato, attenzione, seguite l'anima che vi dirà cosa dovete ancora eliminare per cominciare questo viaggio. E ametista, ok. Oh, sì, qua c'è una consapevolezza dell'amore sacro, qua c'è un amore sacro che viene consapevolizzato, ma viene da dire il femminile sta raggiungendo una piena consapevolezza del viaggio in cui è. Quindi cioè, qua c'è un femminile che prima doveva ancora raggiungere la sua forza, la sua capacità di materializzazione e di lavorare sulla fine di alcune ferite, lo state facendo. Quindi qua è un passaggio incredibile nella vostra situazione relazionale. Vedrete presto dei cambiamenti incredibili. Lavorate, continuate a lavorare su questo equilibrio interiore, perché la fortuna e l'abbondanza vi sta aspettando in tutti i sensi. Guardate questa carta che è caduta da sola, avete il favore e il sostegno delle stelle.